Salve ragazzi, oggi 2 settembre, del 2 settembre del 2019, 2 settembre 2019, tempo molto piovigginoso, nuvoloso, bello, aria fresca, ma questo è il tempo che non piace. Non parliamo di calcio, non parliamo di pioggia, parliamo di calcio, parliamo della seconda giornata di Serie A. Allora, ci sono state belle bei gol, ci sono state belle, bellissime cose. Allora, parliamo del posticipo di venerdì, dove il grande Sinisa Mihajlovic si è seduto di nuovo in panchina con il Bologna. Il suo Bologna ha battuto nel derby lo Spal per 1-0. Siamo a sabato, dopo il Milan, dopo la sconfitta contro l'Udinese, si doveva prendere forse 3 punti. La squadra di Giampaolo batte il Brescia con molte fatiche. C'è stato il big match serale Juventus-Napoli, finita 4-3 per la Juventus, una partita dominata il primo tempo per un'ora dominata dalla Juventus, un'ora dominata di Juventus, poi forse su 3-0 si sono appisolati i giocatori della Juve. Juve in vantaggio con Matuidi, calcio d'angolo per il Napoli, tiro mi sembra di Alan che prende in faccia Bonucci, e subito la Juve parte in contropiede con Matuidi, che semina lo sconforto nell'area avversaria, passa a Danilo, e Danilo entra da 20 secondi per l'infortunato di Sciglio, mette rete 1-0 bianconero. Poi passano altri pochi minuti, Gonzalo dribbla facilmente Koulibaly e mette la palla su 2-0. Poi ci sono state due occasioni sbagliate da Khedira, una è stata parata da Meret, era proprio davanti, ha sbagliato un rigore in movimento e Meret para e poi ha preso la traversa. Poi c'è stato un secondo tempo, gioco dell'anno della Juventus, era di 3-0 di Ronaldo. Poi abbiamo subito due gol su pallina attiva, una di Manolas e una non mi ricordo di chi, comunque 3-2 e 3-3 pareggio del Napoli. C'è una rete del Napoli, complimenti anche a Napoli, non è facile pareggiare da 3-0 contro una squadra forte come la Juve, 3-3. Comunque, ultimi pochi secondi, punizione di Pjanic e colpo di piedi di Koulibaly, che segna dentro la sua porta sbagliata e ci fa dare i 3 punti. In domenica poi c'è stata la vittoria del Toro, mi sembra per 3-2, poi la vittoria del Verona a Lecce, la vittoria dell'Inter a Cagliari per 2-1, la vittoria, mi ricordo, del Sassuolo, batte la Sampdoria perché penso è in crisi, è un'altra partita consecutiva, Sampdoria resta a 0 punti, la vittoria del Genoa, questa mi ha sorpreso molto, anche la Fiorentina resta a 0 punti, e la vittoria del Parma a Udine, e poi il derby romano fino 1-1. Questa è la seconda giornata, scusate, l'ho fatto velocemente perché ogni volta mi arrivano sempre chiamate, mi bloccano il video. Ciao a tutti, buon proseguimento di giornata. Ciao ciao.